come se stesse sempre a guardarmi. Mio nonno pensa che è una città maledetta. Sai, non è vero quello che dicono di me. I've written books that deal directly with the idea that faith makes it possible to battle the monsters. Ho visto qualcosa. Un clown. Sì, l'ho visto anch'io. I divide evil two ways. There's inside evil and there's outside evil. No! Ma che succederà quando un altro George scomparirà? Those kids. They're the only ones who are still able to believe in monsters. Farete finta che non sta succedendo, come tutti in questa città. You have to have faith and you have to believe that good is going to triumph over evil. Sì, invece, restiamo insieme. Vinceremo. Ciao ragazzi, oggi ho per voi qualche curiosità dal set di It, la versione cinematografica, come sapete, firmata dal regista Andres Muschietti. Forse non sapevate che il regista ha proibito a Bill Skarsgård, che interpreta il mostro, di incontrare i giovani attori del Club dei Perdenti, perché voleva essere sicuro che i ragazzi si spaventassero sul serio nel vedere Pennywise. E sembra che l'espediente abbia funzionato a meraviglia, vedremo. Ci sono due scene tagliate per motivi di budget, ve lo dico già. Una mostrava il primo incontro tra Pennywise e gli umani, e pare fosse una scena grandiosa, mentre la seconda è un sogno di Bill, dove inizialmente vede un palloncino, per poi accorgersi che ce ne sono a migliaia, mescolati tra pezzi di carne umana, bambini che sono morti e che galleggiano. Per il personaggio di It si era pensato ad un attore dalle sembianze infantili, ma che potesse al contempo stupire e inquietare lo spettatore. Hanno fatto moltissimi provini. In realtà non era scontato che fosse un maschio ad interpretarlo. Pare che i produttori avessero pensato anche alla bravissima Tilda Swinton, che però poi non ha fatto nessuna audizione. Cosa ne dite voi? Ve la immaginate in questo ruolo? Vi sarebbe piaciuta? Secondo me sarebbe stata molto brava. Per oggi è tutto. Ci potete seguire anche su Instagram e Facebook. I link sono nella descrizione del video. Io vi aspetto al prossimo video e vi do un bacio. Ciao da Valeria.